Ciao a tutti raga! Allora, è un po' che non ci vediamo, ma ahimè anche io devo godermi un po' il caldo africano che sta arrivando per quest'estate. Allora, prima cosa, aggiustiamo questo telo qui. Ok, allora, nel video di oggi raga io volevo parlare dei progetti che ho in mente per il prossimo futuro. Allora, come ben sapete raga, io sono esploso su YouTube da circa 3-4 mesi, ovvero a febbraio ero ancora 2-3-4 mila iscritti, adesso ne ho quasi 100 mila, quindi la situazione sta diventando abbastanza seria, nel senso che devo cercare di capire esattamente cosa fare adesso di tutti questi numeri qui. Dopodiché c'è anche la situazione azienda, la mia SRL, la situazione non è granché. Dopodiché raga, ho creato 2000 euro di postazione Twitch, che anche lì bisogna capire che sfogo avrà sul canale per quanto riguarda i miei social eccetera, cioè dove mi porterà questa postazione Twitch che è buia e non si vede neanche. Poi voglio aggiornarvi sui cappellini, voglio parlarvi dello sviluppo del canale Telegram, progetti nuovi, insomma. Però andiamo con ordine ragazzi, con ordine. Signori e signori, situazione SRL. La situazione SRL è questa. Come ben sapete, io ho aperto una società l'anno scorso che stava andando molto molto bene. Ho fatturato 200.000 euro io l'anno scorso, ne ho parlato in un altro video, non mi ricordo qual è, quindi non ve lo linko. Quest'anno invece non sto fatturando una beata minchia. Per colpa del Covid, ovviamente, gli aiuti dello Stato sono abbastanza bassi, quindi sono arrivato ad una situazione in cui devo decidere se conviene mantenere aperta un SRL con il fatturato così basso che produco, o se conviene aspettare che le cose riprendono eccetera 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 e quindi non chiuderla e vedere cosa succede. La mia idea è questa, poi fatemi sapere cosa ne pensate voi, se sto dicendo una cazzata o no. Adesso siamo arrivati ad agosto e vabbè, ad agosto non è che puoi pensare di fare chissà che numeri, va bene, mi do tempo settembre, ottobre, novembre, dicembre, questi 4 mesi faccio la prova finale per capire se tenerla aperta o no. Ovviamente a settembre punto tutto, proprio tutto quello che ho in promozione, video che parlano anche di SRL, cose, pubblicità, volantini, cioè cerco di fare il più possibile per vedere che riscontro avrò e per vedere se riparte l'economia, se riesco ad incassare qualcosa e a far ripartire tutto questo trattore che stavo costruendo, no? Che in verità era una piccola Ferrari, se vogliamo proprio dirla tutta. Quindi l'idea dell'SRL è questa, perché raga, diciamoci la verità, 5.000 euro di spese mensili non riesco a sopportarle se non mi entrano i soldi. Va bene che adesso c'ho YouTube, ma YouTube, come avete visto in altri video, adesso faccio 1000 euro al mese, cioè dove vado a prendere gli altri 4.000, capito? Sì, qualcosina faccio, va bene, ma anche che arrivo a 3.000 euro al mese, io ne spendo 5.000, cioè... Capito? Quindi conviene tenere aperto sprecando soldi, praticamente devo tirarli fuori io e metterli dentro per tenere aperto, o conviene chiudere tutto? Che tra l'altro, piccola parentesi, chiudere un SRL costa un botto, perché comunque devi andare al notaio, devi vendere fuori tutto il magazzino, devi chiudere i contratti, devi fare, cioè c'è un bel macello da fare anche per chiuderla, nel senso, non apritela per favore perché andate nella merda, non fate come me, non aprite l'SRL. Quindi la situazione dell'SRL è più o meno questa. Mi do tempo da settembre a dicembre per capire dove andare a sbattere la testa. Situazione YouTube. No, ho fatto lei al contrario, raga. Cazzo, sembra una... Vabbè, situazione YouTube. Allora, la situazione YouTube è molto strana. Perché? Ci sono tantissimi canali, anche molto più piccoli di me, che riescono a monetizzare molto meglio di me e quindi vivere di quello. Io attualmente non riesco a vivere con i soldi che mi produce YouTube e tutto quello che gli gira attorno, quindi video sponsorizzati, che tra l'altro non ho fatto neanche uno per ora, affiliazioni varie, monetizzazione, merchandising, tutte quelle cose lì, io per ora non riesco a vivere con tutta questa macrosfera di YouTube. Però dato raga che siamo arrivati a quasi 100.000 iscritti, la situazione sta diventando comunque, cioè, abbastanza seria come cosa, no? Cioè, nel senso, stanno arrivando le prime aziende a chiedermi se si può sponsorizzare qualcosa, se possono mandarmi oggetti in cambio di visibilità, se possono darmi soldi per parlare di X cose, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche qua conviene salire su questa scialuppa YouTube in attesa che l'SRL Titanic affondi, non lo so, che poi magari il Titanic tutto d'un tratto a settembre torna a galla e va a gonfie vele, è molto meglio della scialuppa. Però la scialuppa
potrebbe diventare un Titanic 2. Cioè, non sai mai come va su YouTube, capito? Allora, quindi, perché sto parlando di barche, lo sai, capo. L'idea in questo caso è questa. Se la situazione italiana, da settembre a dicembre, migliora un sacco, che io rinizio a chiudere contratti, fare lavori, incassare soldi, eccetera, eccetera, conviene che prendo magari una persona, la metto a guidare l'SRL e io mi dedico a YouTube. In modo tale che nessuna delle due va persa come situazione, no? Ovviamente poi, raga, tutto nella speranza che YouTube continui a crescere, che magari continuo a fare video anche più spesso, video come questi, così il CPM aumenta un pochino. Va bene che vi piace il centro spa, però il centro spa non si guadagna un cazzo. Non si guadagna niente con il centro spa. A meno che mi chiama, non lo so, Leroy Merlin. Leroy Merlin! Sono qua disponibile io a farti tutte le visualizzazioni che vuoi. Dammi un po' di soldi per farti i video e vedere i nomi tuoi sui video. E con questo chiudiamo l'attività YouTuber. Però c'è anche l'attività Twitch. Ok raga, parliamo adesso di Twitch. Allora, come ben sapete, Michele Molteni, ovvero io, ha speso circa 2.000-3.000 euro per creare tutto questo setup per Twitch. Per ora questa qui è tutta una spesa buttata via, ok? Perché io effettivamente con Twitch non sto tirando su quasi nulla. Cioè, faccio una media di 50, 60, 70, 80 abbonati, non di più, al mese. Ed è difficile già mantenere quella media lì. Quindi devo capire se questa attività, diciamo, da Twitcher, da streamer, possa essere, per quanto mi riguarda, sviluppata in modo tale da creare effettivamente una revenue mensile abbastanza alta da permettermi di continuare appunto a fare questa attività qui, perché se la continui a fare ma non ricevi nulla di compenso, allora non servirebbe abbastanza. E più il tempo che sprechi praticamente a impegnarti durante un'attività di questo genere, streamando, sprecando anche un sacco di corrente, perché poi non la pago io, la pagano i miei, perché io abito ancora con i miei, quindi che cazzo devo fare io alla fine? Cioè, capito? Capito la situazione grave di Twitch? Mamma mia, devo bere un po'. Devo mettermi lì, capire se conviene streamare ogni X giorni alla settimana, se riesco ad aumentare i sub, se riesco a fare tutte queste cose qui che mi permettono di andare avanti anche con il lavoro da streamer, tra virgolette, e capire se ne vale la pena o no. Male che vada, c'ho un computer per montare i video di YouTube, cioè non è un problema comunque, no? Montare il video di YouTube con dietro la vista del culo della Leotta, cioè non è neanche tanto male. Situazione cappellini. Allora, tanta gente continua a chiedermi: Miki, ma i cappellini li fai o no? Ma Donny's better than perfect. I cappellini, il ciao raga, fatto è meglio che perfetto. Allora, calma, calma. Va bene che fatto è meglio che perfetto, però merda non è meglio che fatto, ok? Cioè, va bene tutto. Fatto deve avere comunque un minimo da cui partire. Situazione cappellini, per rendervela breve. Ho fatto qualche prova, la maggior parte mi hanno fatto schifo. Quindi non sono riuscito a trovare una soluzione veloce. Ho detto, va bene, rimando tutto a settembre. A settembre cercherò dei nuovi produttori. Magari mi appoggio a delle società che fanno già il merchandising per gli YouTuber, non lo so. Anzi, se c'è qualcuno che conosce qualche società o qualcosa che fa merchandising per YouTuber o comunque per influencer o quello che cazzo è, se mi metti un commentino ti ringrazio. Quindi situazione cappellini rimandata a settembre. Che poi raga, se non è settembre ma è ottobre, poco cambia, comunque i cappellini arrivano. Situazione canale Telegram. Tutti, e dico tutti sanno che mangio pasta a pasta con tonno. Era un video serio Michele. Ok raga, allora, tutti sanno che le affiliazioni tramite Amazon vengono gestite quasi per l'intero su canali Telegram. Nel senso che ogni YouTuber, grosso, piccolo, quello che è, cerca di tirar su anche un canale Telegram dove mette tutti i link affiliati, e la gente, se compra tramite quel link lì, al creator arriva una piccola percentuale. Il prezzo finale comunque al cliente non cambia, ma al creator arriva una piccola percentuale, lo sanno tutti. E quindi anche io voglio sviluppare questo canale Telegram. Io l'ho già aperto, link in descrizione. Ci abbiamo più o meno 3.500 iscritti. Però mi piacerebbe mettere lì qualche ragazzo che ogni giorno pubblica 3-4 annunci. Dopo si vede come dargli il compenso per il lavoro che fa, e anche quella cosa lì andrebbe sviluppata in modo tale da creare un'altra revenue mensile che ci portiamo a casa. Anche perché poi, in cambio di tutta questa attività qua, io vorrei dare a voi in regalo i buoni Amazon che mi arrivano da Amazon. Arrivano da Amazon grazie a voi che avete comprato da Amazon tramite il link di Amazon. Ho detto Amazon? Raga, stasera regalo 3 buoni Amazon sul canale Telegram, quindi iscrivetevi.
Ultima cosa, raga, ma non per importanza. L'ho già detto in live, l'ho già detto su Instagram, non mi ricordo esattamente dove, ma sono lì lì per aprire il canale in inglese. Allora, io in questo momento vi chiederei, secondo voi, come potrei chiamarlo? Ho pensato Michele Molteni English, Michele Molteni Stuff, Michele Molteni Do Things. Non lo so. Comunque commentatemi sotto nei commenti, secondo voi, come potrei chiamarlo? Un nome bello divertente, che comunque sia bello leggibile, sia bello, cioè che ti rimane in mente, eccetera. E vediamo se, cioè, sicuramente voglio aprire il canale in inglese. Devo solo capire il nome e poi avere il tempo per fare il video. L'unico dubbio realmente che ho sul nome è che se io metto Michele Molteni, dopo, mettiamo il caso che per puro culo mi va su un botto anche quel canale lì. Dopo, se uno scrive Michele Molteni su YouTube, esce quello in inglese, non esco più io da italiano. Quindi la cosa mi scoccia un po', sinceramente. Quindi magari Michele Molteni potrei anche non metterlo, non lo so. Comunque fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate. E niente, raga, quindi detto questo, era un piccolo video di aggiornamento sulle cose future che ho da fare, che ho in mente, sui progetti, eccetera, 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 come avete seguito. E ci vediamo quindi alla prossima. Peace out and bye bye.